Sisi Conte ha detto le stesse identiche cose l'anno scorso quando è arrivata la lettera, quindi non è che è cambiato niente. Quindi non è vero che ci sono due pesi e due misure, come dirà forse, non lo so, poi glielo chiediamo, De Manzoni. Ah, vabbè, è evidente che c'è magari più nei toni che nella sostanza, nelle dichiarazioni di Moscovici, dichiarazioni diverse, ma le dichiarazioni sono chiacchiere, quello che contano sono i fatti. I fatti sono lì. C'è una manovra che prevede uno scostamento rispetto alle regole europee, tutte le regole del debito non sono rispettate, ma pazienza. Se guardiamo la sostanza è 2 anni fa il deficit, cioè il buco entrate e uscite, era 2,2. Quest'anno è 2,2, l'anno 21 è 2,2, quindi cambia niente, sempre quello è. Il buco entrate uscite è 2,2. Il problema vero è la crescita, il problema vero è quanto riusciamo a far crescere il paese. Con una Germania in recessione sostanzialmente, con la follia dell'ILVA, cioè solo l'ILVA, se si fa la follia di L'ILVA chiudere l'ILVA vale mezzo punto di PIL, andiamo in recessione pure noi. di cui Quindi parleremo anche questo con è il il segretario problema. della FIMCISL Poi Bentivogli nella in seconda questa parte. fase la manovra sostanzialmente non esiste, siamo alle dichiarazioni di intenti, l'unico documento ufficiale è quello trasmesso in Europa che contiene una sfilza di tasse. Una su tutte, 2 miliardi sulla plastica che evidentemente si trasferiscono sui consumatori, perché se tu tassi le aziende non è che le aziende sono contente e dicono vabbè li pago io finita, no, li trasferiscono sui prezzi e quindi sui consumatori, queste sono le uniche cose certe che ci sono. Poi in teoria la manovra va presentata il 20 di ottobre in Parlamento, se arriva a fine mese è un miracolo e da lì iniziano i guai per il governo, perché per adesso è la fase migliore per il governo, cioè è il momento in cui si vendono le cose carine, figuriamoci quando arrivano poi scritte tutte le cose Beh, negative. Conte ha detto, Da qui l'abbiamo in poi fatto anche può il solo titolo della peggiorare, ecco. trasmissione.